Si sta preparando la legge di bilancio per il 2024, in un momento molto difficile per il Paese, in un momento in cui sono dati ufficiali, in Italia ci sono circa 6 milioni di poveri, 6 milioni di poveri a fronte di 7 milioni di lavoratori precari, quindi il problema del lavoro, delle povertà, della precarietà, del futuro delle famiglie deve essere affrontato. Il Partito Democratico in questo è assolutamente in prima linea, non a caso abbiamo fatto la battaglia con la proposta di legge per il salario minimo per dare una garanzia ai lavoratori che vengono molto spesso sfruttati con un salario che è assolutamente troppo basso, e questo sta a significare che il lavoro che stiamo facendo proprio questa sera con questa iniziativa insieme all'onorevole Irene Manzi della Segreteria Nazionale del Partito Democratico e le organizzazioni sindacali CGL e CISL UIL deve essere un momento di confronto, di dialettica, ma anche di informazione, perché questo governo non sta mettendo in campo le azioni per far uscire le famiglie dalla povertà e per creare condizioni di lavoro adeguate proprio per uscire dalla povertà. Siamo qui stasera per discutere di alcuni temi di particolare attualità, in particolar modo i temi del lavoro, della sicurezza del lavoro, del salario, un salario giusto ed equo per i lavoratori. Sono temi al centro del dibattito politico e parlamentare di questi giorni. La prossima settimana arriverà in aula alla Camera la proposta di legge sul salario minimo. La maggioranza di governo continua a fare muro, a rinviare qualunque tipo di dialogo su questo tema. Noi ci auguriamo che il passaggio in aula sia in realtà importante per rispondere alle tante sollecitazioni che la campagna di mobilitazione della scorsa estate ha promosso, e soprattutto perché è urgente e importante in questo momento affrontare un tema legato al salario, all'equità della retribuzione, e chi meglio del Parlamento in questo caso può affrontare questi temi. Sono molto significative e utili ovviamente le sollecitazioni che provengono dal mondo sindacale, il confronto sui temi non solo del lavoro ma di un lavoro che non sia povero, perché aumentano magari i posti di lavoro ma sono o di tipo precario e con una retribuzione inadeguata rispetto a quella che è l'inflazione, rispetto al costo della vita attuale, e sono tutti temi urgenti e necessari da discutere insieme e su cui come Partito Democratico rilanciamo quella che è la nostra proposta al governo.